Manca veramente poco a Pescara Show, dal 18 al 20 novembre in Fiera di Vicenza. La manifestazione di Italian Exhibition Group è pronta di nuovo ad accogliere la community della pesca sportiva e i più importanti brand di pesca in nautica da diporto. Tanti eventi, le novità di prodotto, le dimostrazioni in acqua demo con gli influencer più amati del web e ancora cortometraggi, turismo di pesca, convegni e premiazioni. A Pescara Show trova spazio l'intero mondo della pesca, i viaggi di pesca con alcune delle più suggestive proposte dei tour operator per seguire la propria passione negli angoli più remoti del mondo. La pesca a mosca, con l'area dove potrete vedere all'opera i costruttori di esche e partecipare a un contest unico nel suo genere. Il bass fishing con le attività di Italy Bass Nations e ancora spinning, pesca ai predatori, big game e pesca in mare con i migliori brand italiani e stranieri, leader nella produzione di attrezzatura in queste discipline. Come Sunrise, l'azienda italiana produttrice di canne da pesca che abbiamo incontrato a Pescara al 30° campionato mondiale drifting, campionato che il brand italiano ha supportato come sponsor insieme al brand Suzuki e a tanti altri. Ciao, sono Marco Eusebi, mi trovo al 30° campionato del mondo qua a Pescara, un evento importantissimo sia a livello italiano ma anche a livello mondiale, perché come ho detto è la finale del campionato del mondo specialità drifting. È una tecnica che ormai ad oggi è diventata come la MotoGP del mare. Siamo veramente onorati di ospitare questo mondiale con questa disciplina che è il big game, che ad oggi in Italia è una delle pesche più importanti che uno possa andare a praticare. Come atleta ormai è tre quarti della mia vita che dedico questa tecnica, pesco diciamo solo a drifting, quindi solo a tonni, mentre anche come titolare della Sunrise ad oggi il nostro marchio è nato proprio con il drifting. Abbiamo, per chi giustamente non ci conosce, abbiamo tanti prodotti proprio studiati e sviluppati solo per la pesca del tonno rosso, tra cui insomma le nostre Top Shot, ormai anche le nostre famose Atlantic Rod, che sono proprio canne studiate per il tonno rosso. Abbiamo anche il nostro marchio di mulinelli, che sono gli Avet, che sono proprio, anche lì abbiamo dei modelli studiati per questa tecnica. E oltre alle canne e mulinelli abbiamo anche la nostra linea di fluorocarbon, i nostri ami e anche il nostro monofilo per poter anche disputare le competizioni come questa qua in Pescara. Noi di Sunrise anche quest'anno saremo in fiera al Pescara Show. Naturalmente cercheremo ogni volta, ogni anno che ci presentiamo al Pescara Show, di portare delle novità con noi. Abbiamo sempre da due anni a sta parte continuato a evolverci anche con la customizzazione, quindi con il road building. Per quest'anno vi proporremo insomma Crea la tua canna con Sunrise, e infatti vi invito fortemente a venirci a trovare presso il nostro stand. E non solo, oltre alla customizzazione, quindi alla creazione di canne, noi continuiamo a portare avanti la nostra etica sia sportiva ma anche ambientale. Avremo naturalmente i nostri palloncini biodegradabili, porteremo anche in fiera il nuovo kit di piombi Sunrise. Per tutte le altre novità continuiamo a sviluppare nuovi prodotti anche per lo slow jigging, che è una tecnica che diciamo si sta evolvendo sempre di più anche in Italia. E in più cercheremo anche di arrivare per la prima volta anche come produttori di canne da spinning, sia spinning al tonno che medio leggero. Quindi dal 18 al 20 di novembre al Pescara Show veniteci a trovare al nostro stand Sunrise, per vedere tutte le novità che presenteremo proprio in fiera Pescara Show 2022.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano De Spirito e sono il responsabile commerciale del Centro Sud Italia per quanto riguarda Suzuki. Per noi di Suzuki Italia questo è un appuntamento molto importante perché attraverso l'accordo fatto con Fitsas, che oramai dura da più di 2 anni, ci consente di avvicinare al mondo degli appassionati del mare e della pesca tanta gente, vivendo insieme momenti molto concitati, particolari, ma molto sentiti, perché ovviamente la cattura di un tonno e poi il rilascio stesso è un momento davvero da condividere, molto molto bello, molto interessante. Colgo l'occasione per annunciare che saremo presenti al Pescare Show, sarà nelle date dal 18 al 20 novembre a Vicenza. Presenteremo 2 importanti novità che andremo a vedere anche la prossima settimana a Genova. Sono appunto il DF350 con timoneria integrata dalla sigla AMD e il nuovo DF300 BMD sempre con timoneria integrata. Nell'occasione avremo la possibilità, tutti gli appassionati avranno la possibilità di poter guardare da vicino i nuovi 115 e 140 meccanici con assistenza elettronica all'iniezione e anche i nuovi 140 e 115 BG con la novità del Micro Plastic Collector, che è un sistema, come oramai già conosciamo, che consente di filtrare l'acqua in aspirazione, l'acqua che occorre per il raffreddamento del motore, in aspirazione per poi essere rilasciata in mare, filtrata e pulita. Un sistema molto semplice ma molto efficace, che consente appunto di tenere, almeno per quanto riguarda le microplastiche, il mare pulito, insomma aiuta a tenerlo pulito. Colgo l'occasione anche in questa fase di invitare tutti gli appassionati del mondo del mare e della pesca sportiva al Pescare Show che ci sarà nel prossimo 18, 19 e 20 novembre a Vicenza. Vi aspettiamo numerosi. Avete già comprato il biglietto? Pescare Show è alle porte. Affrettatevi! Vi aspettiamo dal 18 al 20 novembre in Fiera di Vicenza.